Allora, buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Eh, dopo quasi 12 mesi ci ritroviamo di nuovo a parlare dello stesso argomento qui in questa sala. Io ricordo, quasi tutti voi erano presenti, che il 24 gennaio insieme ad Enrico Aragona abbiamo fatto una conferenza stampa per affrontare le situazioni del periodo che erano in quel periodo estremamente attuali sulla situazione del comando della Polizia Municipale e della situazione che coinvolgeva direttamente l'allora comandante Riccardo E In quell'occasione avevamo parlato anche di quello che noi in qualche modo avevamo capito che sarebbe stato il futuro del, il comando, il comando, della, il futuro del comando della Polizia Municipale. A distanza di 12 mesi, 24 gennaio 2014 15 gennaio 2015, siamo in grado di dire con fatti inconfutabili quello che realmente è accaduto presso il comando della Polizia Municipale di Rieti. Prima di entrare nel merito delle questioni ci tengo a fare due ringraziamenti mh, per la propria presenza. Uno a Paolo Bianchetti che è responsabile per la CISR Roma Rieti. Eh, che in qualche modo ci ha, uh, ha anche lui in prima persona e come sindacato seguito le vicende del comando della Polizia Municipale, sia perché in qualche modo anche lui è un tecnico, eh, perché appartenente al Corpo di Polizia Municipale, ma anche perché come eh, dirigente sindacale ha affrontato queste questioni. Eh, siamo andati diciamo, così su vie parallele, difficilmente ci siamo, eh, abbiamo affrontato l'argomento insieme ma lo abbiamo affrontato sempre in, diciamo, in sintonia. E un ringraziamento particolare anche a Crescenzo Bastioni che è il responsabile CER di Rieti Protezione Civile che comunque ha collaborato all'epoca con il comandante Enrico Aragona che continua a operare eh, con il, il suo gruppo di protezione civile eh, nel nostro territorio. Quindi un ringraziamento particolare per la presenza. Come dicevamo, eh, il 24 gennaio noi avevamo presagito tutta una serie di eventi che poi sarebbero accaduti, proprio perché avevamo in qualche modo capito quali sarebbero state le politiche di questa amministrazione. Un'amministrazione Petrangeli che ha deciso di non puntare sulla sicurezza. Tant'è che ormai penso sia opinione comune, i cittadini sono testimoni oculari, la percezione della sicurezza in questa città ormai quantomeno diciamo così, decaduta, non c'è una percezione, anche perché la criminalità, microcriminalità è in continua diciamo così, escalation, ormai i fatti di cronaca che tutti i giorni, atti di vandalismo nel centro storico, eh, furti in abitazione e, e quindi noi contestavamo già all'epoca e diciamo che l'amministrazione comunale replicava in qualche modo con eh, un atteggiamento diciamo poco rispettoso no, nei nostri confronti in qualche modo ironico eh, sprezzante delle nostre critiche, facevamo replicava con eh, battute quasi da teatro dicendoci che sia il segretario dell'UGL provinciale nella persona Marco Valmerini che l'altro dirigente dell'UGL che ricordo che per la sua professionalità anche ricopre eh, importanti incarichi nazionali. Ricordo che è un, un consigliere nazionale in coordinamento, coordinamento delle polizie locali per l'UGL. Eh, ci dicevano che in qualche modo non eravamo capaci a fare 2 più 2, insomma la matematica non era il nostro forte, oppure ci dicevano che quello che noi denunciavamo erano pure fantasie o che pure con, con mh, non distinguevamo le, le mele dalle pere. Ad oggi invece la cittadinanza tutta è in grado di dire quello che è realmente è accaduto. Eh, lo dicevo prima, il cittadino non percepisce più la presenza della Polizia Municipale, ma non la percepisce ma soprattutto non la vede realmente. Poi Enrico entrerà nel merito delle decisioni come tecnico, ma noi non vediamo la presenza nel centro storico. Era stata promessa una, una pattuglia a piedata, così si dice, e ad oggi non l'abbiamo vista. Era stato previsto un rafforzamento dei punti fissi come la stazione. Noi dicevamo che quello era stata solo una mera campagna di comunicazione e loro dicevano no, che da lì a poco sarebbe partita. Una, un ufficio con la presenza di agenti e questo non è avvenuto e tante, tante altre cose. Eh, quindi un atteggiamento sì, sprezzante nei confronti dell'organizzazione sindacale che muoveva le critiche a questa amministrazione, ma soprattutto poco rispettoso noi riteniamo nei confronti dei cittadini, promesse fatte e mai mantenute, cioè tali promesse non sono mai seguiti i fatti. Noi siamo in grado ad oggi, Enrico lo farà molto puntualmente, di dimostrare che ciò che l'amministrazione comunale ha sempre fatto, anche con operazioni molto pompose, tagli di nastri, conferenze stampe, ad oggi non sono seguiti i fatti, ma soprattutto anche fuori scadenza, perché aveva dato anche dei termini ben precisi. Eh, quindi non mi dilungo tanto perché penso che eh, ai cittadini e a voi presenti interessino realmente quali sono stati i, i fatti realmente accaduti e quindi anche dimostrare quello che è eh, diciamo così la, nostra, la nostra verità ma soprattutto quello che i cittadini riescono con mano poi a, a, a verificare ogni giorno sul territorio. Grazie Aderico. Sì, buongiorno a tutti. Vabbè, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti per la partecipazione, agli organi di stampa e agli amici presenti e mi fa piacere che Marco abbia eh, anche avuto un pensiero per eh, Crescenzio Bastioni di cui leggevo proprio ieri un comunicato che mi riempie di orgoglio quando ha scritto che Rieti è stata riconosciuta ancora una volta come polo d'eccellenza per la formazione e la protezione civile. Eh, non so a quanti sarà sfuggito che quel polo di eccellenza è presso il comando della Polizia Municipale di Rieti all'interno della sala Conforenze Broccoletti, sulla quale peraltro no, eh, ci sono state tante critiche, qualcuno ebbe a dire anche che eh, era una sala creata per fare feste da ballo. Evidentemente il ballo lo sta facendo la protezione civile a livello nazionale e quindi eh, è un ballo sicuramente felice di cui io sono fondamentalmente orgoglioso. Entrando nel... Al merito di questa conferenza stampa io partirei dalle comunicazioni che il Comune di Rieti ha fatto nella sua conferenza stampa in sala consigliare il 5 maggio 2014. Sostanzialmente il Comune snocciola 9 punti. Eh, li leggo velocemente, maggiore prossimità, maggiore presenza dei vigili in strada grazie alla riformulazione del turno di servizio, quindi non più dalle 7 alle 24 ma dalle 7 alle 21. Grande trovata. Eh, perché scendere alle 21? Perché non si sa bene chi ha stabilito che dalle 18 alle 24 è una fascia oraria in cui gli interventi erano minimi e quindi sostanzialmente la presenza della Polizia Municipale non era necessaria. Eh, credo che nessuno di voi abbia mai visto una relazione tecnica che certifichi eh, questo assunto. Io personalmente non l'ho visto, chi fa magari un po' di giornalismo d'inchiesta o magari è un po' più curioso potrebbe chiedere all'amministrazione se esiste una documentazione che certifica questo dato. Coppia dei vigili nel centro storico, in giorni prestabiliti nelle frazioni, eh, toglieremo gli speed check, apriremo il presidio alla stazione avvenuto questo con un bel taglio del nastro l'11 luglio eh, di quest'anno, del 2014, la Polizia Municipale affiancherà il servizio di controllo anche sui mezzi dell'ASM, eh, assumeremo il personale stagionale, faremo percorsi di formazione continua, sostanzialmente il nono punto affermeremo un cambiamento di cultura. Ecco, io dico che a parte il fatto del togliere gli speed check che realmente è stato fatto, e poi vedremo però quali sono le mie osservazioni a riguardo, l'unico punto che realmente è stato realizzato è il punto 9, cioè affermeremo un cambiamento di cultura, siamo passati dalla cultura del fare e della risposta ai cittadini alla cultura del nulla, dei tagli dei nastri e degli annunci, questo l'hanno centrato in pieno, eh, non hanno specificato però qual era la cultura che cambiava. Entriamo nel merito. Maggiore prossimità e presenza di gente in strada credo che quello che ha detto Marco sia più che sufficiente. Io parlo quotidianamente con centinaia di cittadini. Immagino lo farete anche voi, addetti alla stampa. Credo che eh, la desertificazione della città da parte della Polizia Municipale sia oggetto voglio dire, di continua lamentela da parte della città, ma questo è dovuto a un fatto specifico, proprio a quel turno rimodulato. 30 secondi di tecnicismo, è ovvio che se io tolgo eh, le pattuglie della Polizia Municipale dalla strada dalle 18 alle 21 ho privato la città di tre ore di pattugliamento. Quindi intanto so una cosa per certo, che dalle 18 alle 21 non ci sta più nessuno e quindi è impossibile dire, almeno in quella fascia oraria, che è aumentato il controllo, perché da controllo che esisteva siamo passati a controllo zero. Che cosa è successo però? che ovviamente finché io ero in vita ho dato sempre parere contrario si è passati da un turno di 6 ore a un turno di 7 ore che credo che oggi non lo facciano neanche in Burundi comunque eh, a 7 ore che cosa significa 7 ore di turno? che la settimana lavorativa si riduce a 5 giorni quindi avremo agenti di polizia municipale abbiamo agenti di polizia municipale che lavorano 5 giorni a settimana e 2 giorni riposano e molto spesso sarebbe sufficiente che sempre che gli addetti alla stampa curiosi verificassero un turno settimanale dell'attuale Polizia Municipale, agganciando i due giorni della settimana precedente e i due giorni della settimana successiva, dal, dal venerdì al lunedì. voi vedete i servizi, praticamente non ci sta più nessuno. Altro che i 18 operatori, le mele, le pere di famosa memoria che sarebbero dovuti sta per strada. Non c'è proprio più nessuno. Nessuno. Quindi eh, la verità è che fare sette ore significa aumentare di un'ora il turno di servizio. Quell'ora di fatto non è rappresentativa rispetto a già un turno di sei ore, ma è molto rappresentativo che quell'operatore per un'intera giornata invece non farà servizio. Credo che si capisca questo o, o no. È semplice, però, evidentemente non è così comprensibile. E la coppia dei vigili del centro storico. Credo che la coppia pietata di vigi del Centro Storico non l'abbia mai vista nessuno, basta che parlate con i commercianti del Centro Storico che più di me lamentano la completa assenza dei vigi in Centro Storico. In giorni prestabili le frazioni, devo dire, e me ne compiaccio Marco, questo non lo sai manco te, che questa conferenza stampa quantomeno già ha avuto un successo, che stamattina esce il camper in servizio per le frazioni. Quindi dopo un anno in concomitanza con la conferenza stampa sicuramente è un'iniziativa che merita un applauso e se noi siamo stati artefici di questo risultato ne siamo ovviamente estremamente lieti perché quel servizio va fatto, va fatto perché le frazioni hanno bisogno di essere avvicinate da un servizio di polizia municipale, hanno bisogno che ci sia qualcuno che sente anche le esigenze della periferia troppo spesso abbandonata a se stessa. Sull'apertura del presidio alla stazione credo che la stampa ne abbia parlato a lungo, è stata completamente una eh, parata, è stata una sceneggiata, è stato un taglio del nastro, ma attenzione non, è il so non lo è solo nei fatti, lo è nei documenti, perché dopo che c'è stato un documento datato 2014 in cui la facente funzioni, Apro una parentesi e la chiudo, l'ho sempre detto e lo ribadisco, che occupa secondo Enrico Aragona una posizione assolutamente illegittima, non può fare la responsabile al comando di Polizia Municipale perché non ha un titolo per farlo e non ha un contratto che gli consente di farlo, ma di queste cose ovviamente le autorità competenti sono già state eh, investite. Ehm... Quindi dopo quel, quel documento in cui si diceva che a seguito di un comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, d'intesa per il prefetto, presso la stazione ci doveva stare un operatore di polizia fisso, dopo è successo di tutto. Ci abbiamo aperto la cassa del Cotral dentro un ufficio di polizia, quindi una promiscuità, e questo lo dico come sindacato, una promiscuità Marco assolutamente inaccettabile. Credo che anche gli altri sindacati ricordo bene i comunicati della CISL e della DICAP che hanno severamente condannato questo atteggiamento dell'amministrazione, perché è chiaro che un agente di polizia municipale è un po' prestare servizio insieme a un operatore del Cotra che fra l'altro c'è il cassetto con i soldi, con i titoli di viaggio, quindi anche con responsabilità che non attengono al ruolo della Polizia Municipale. Ma questo è tutto superato perché a dicembre la stessa facente funzioni ha emanato un altro ordine di servizio in cui ha detto guardate non è vero ci siamo sbagliati non dovete stare più alla stazione fate un servizio dinamico eh, anzi l'area è molto vasta Insomma, sostanzialmente nessuno ve lo dirà noi ve lo diciamo i cittadini sono stati presi in giro Quel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato preso in giro, io spero che la Prefettura su questo intervenga perché l'abbiamo già denunciato varie volte, perché se una decisione viene assunta in seno al Comitato Provinciale ehmbe, non ci può essere nessuno che poi possa adottare provvedimenti che vanno contro quei provvedimenti che sono stati decisi in un consesso di ben altra natura. Ma comunque sul Presidente della Stazione si è detto e scritto tanto. Affiancherà il controllo sui mezzi pubblici di ASM, eh, sinceramente eh, mi dicono che forse un paio di volte un operatore di polizia municipale è salito sui mezzi dell'ASM, io ho parlato con centinaia di operatori, della, de decine di operatori dell'ASM, mi dicono che loro sinceramente non l'hanno mai visti gli agenti di polizia municipale, credo di poter dire che anche questo è stato un bell'annuncio. annuncio. L'assunzione personale stagionale, dico solo chi l'ha visti, chi l'ha visti gli stagionali? Non pervenuti, percorsi di formazione con, continua. Una formazione dove essere l'eccellenza del nuovo corso. Chi l'ha vista? Neanche un giorno di formazione in un anno. Aspetto qualcuno che smentisca quello che dico. Neanche un giorno di formazione. Ovviamente a fronte di questo, non ci siamo limitati a non fare, perché già il non fare, voglio dire, è una responsabilità, però è un atteggiamento, no? Cioè, io non faccio. No, ci siamo anche prodigati a smantellare, perché non faccio e smantello, questo è il binomio eccezionale del nuovo corso. E che cosa abbiamo smantellato? Abbiamo smantellato completamente l'ufficio contravvenzionale che oggi è una sofferenza pazzesca, pazzesca. In questi giorni come sindacato invieremo ovviamente un'altra nota alla Corte dei Conti perché mandi degli ispettori, perché... Da quello che ci risulta ormai sono centinaia, centinaia i provvedimenti che non vengono lavorati, centinaia i ricorsi al prefetto che nessuno guarda più, creando un danno erariale per il comune enorme, oltre che mettendo a serio repentaglio la credibilità dell'azione della Polizia Municipale. Perché questa è la situazione identica che io ho ereditato nel 2007 quando arrivai al comando. Cioè, poiché c'era la consapevolezza che nessuno avrebbe mai contrapposto al ricorso una memoria da parte del comando, tutti facevano ricorso perché l'accoglimento era del 99%. Con una gestione che ci sono voluti anni per rimettere in sesto la situazione, si è arrivati alla perfezione, dove non si perdeva più neanche una carta. Oggi siamo tornati esattamente a sette anni fa, con centinaia di documenti ammucchiati negli scatoloni che nessuno lavora. Lo diciamo forte da questa conferenza stampa, chiediamo che gli organi di controllo vadano al comando della Polizia Municipale, lo faremo anche per iscritto, e certifichino il danno erariale certo che in questo momento si sta consumando. Fra l'altro su questo faccio una battuta, uno smantellamento che avrebbe portato delle conseguenze conosciute. Perché la facente funzioni quando scrive all'amministrazione e gli dice io ho fatto esattamente quello che mi hai ordinato di fare e ho cacciato via tutti quelli che lavoravano qui, sempre secondo questa logica dell'epurazione no? che ha tanto distinto questa amministrazione, contestualmente gli dice ho fatto quello che mi hai ordinato di fare, lo scrive, eh? Dico sempre alla stampa curiosa, magari questi documenti, è interessante che la stampa no, li conosca anche per farsi un'idea di quello che dico, lo scrive e dice da domani non so più come gestire il comando, da domani andrò in sofferenza, quindi questa è gestione psicopatica dell'amministrazione. Cioè io faccio una cosa perché mi è stato ordinato di farla, consapevole del fatto che da domani crea un problema all'amministrazione. Credo che in questa frase scritta nero su bianco ci sia tutta la follia di un nuovo corso gestionale. A questo va aggiunto lo smantellamento ormai quasi sistematico, lo vedete in città, degli attraversamenti pedonali rialzati in gomma. So che a molti non stanno simpatici, ma ormai sono diffusi in tutta Europa e sono uno strumento legale, legittimo, non sono i dossi come ancora qualcuno cerca di confondere le idee, che sono altra cosa. Ci sono, voi se girate un pochino l'Italia e l'Europa vedete che stanno ormai dappertutto e sono uno strumento efficace e certificato per rallentare la velocità nei centri urbani. Per carità, arrivi tu che hai un'idea diversa, smantelli quelli, io mi chiedo cosa hai fatto per contrastare un fenomeno che però è reale. Ecco, abbiamo smantellato quelli, ovviamente non abbiamo fatto nulla, abbiamo tolto gli speed check, benissimo, un'operazione di facciata splendida, abbiamo tolto gli speed check perché costavano tanto, non abbiamo mai detto che con quegli speed check noi facevamo i sistemi di controllo mobile della velocità a random e quindi avevamo un incasso per il comune comunque, e magari queste cose ai cittadini non fanno così piacere perché gli controlli la velocità, ma questo è il ruolo che ha a volte spiacevole della Polizia Municipale. Hai tolto gli speed check, cosa hai fatto per contrastare la velocità nei centri, nel centro urbano? Zero, perché non è stato mai organizzato neanche un servizio, dico uno, di contrasto alla velocità in centro urbano con i sistemi tecnologici che oggi la tecnologia mette a disposizione dei sistemi. Abbiamo smantellato la squadra segnaletica, ovviamente è sotto gli occhi di tutti, la segnaletica ormai è disintegrata nella città di Rieti. Noi avevamo una squadra segnaletica che tutti i giorni usciva e tutti i giorni faceva manutenzione. Ovviamente sempre secondo quel principio di epurare abbiamo cacciato via tutti. Bene, come abbiamo risolto il problema? Zero, non facendo nulla. Eh, ma così credo che veramente sia troppo facile. E quando parlavamo del 1824, quel servizio che non si sa bene da chi è stato definito inutile perché i servizi erano minimi, gli interventi erano minimi, ne è venuta a meno anche una capacità da parte dell'ente, dell'amministrazione, della polizia municipale di riferire su tante necessità della città. Immaginate quello che succede con un lampione della pubblica illuminazione spento, venendo meno la pattuglia serale, non si rende conto che quel lampione è spento e mentre noi entro le 12 ore successive intervenivamo e lo facevamo riparare dall'ufficio manutenzioni, oggi vedete le lamentele sui social dei cittadini, per mesi ci sono lampioni della, della pubblica illuminazione spenti e non mi riferisco a quelli della polemica proprietà, non proprietà, eccetera, parlo del singolo lampione nella singola via. Ovviamente io non segnalo quello della mia via che è spento da due mesi perché sennò sembrerebbe capito, lo lascio spento. Eh, programma triennale del fabbisogno del personale, fallito. Per il 2014 era previsto un articolo 110, un D1 e sei stagionali. Chi l'ha visti? Nel 110, nel D1 e negli stagionali. E qual è il senso ammesso che fosse arrivato il D1 e qual era il senso di far arrivare un D1 invece che far arrivare degli agenti di polizia municipale che sono la vera esigenza per un comando di polizia municipale con un organico ridotto come il nostro? Qual è la logica? Qual è la pianificazione? Qual è la strategia? Non c'è la strategia. Io poi leggo sulla stampa che forse quel D aveva altre esigenze e andava a risolvere altre situazioni non certo le esigenze di un corpo di polizia municipale e quindi non certo le esigenze di una città. E ancora, se parliamo di C, io ancora oggi mi domando, Marco, come è stato possibile cambiare il profilo professionale di tre agenti di polizia municipale su cinque vincitori di concorso che dopo pochi giorni improvvisamente si sono ritrovati a fare gli amministrativi, mentre il Ministero dell'Interno aveva dato il nulla osta per assumere vigili urbani, una deroga speciale per un comune che ha aderito al predissesto, al piano antidissesto, una deroga speciale per assumere polizia municipale. Ma l'abbiamo acquisito il parere del Ministero dell'Interno su questo cambio del profilo professionale? Sempre alla stampa magari curiosa eh, condivido questa domanda perché se così non fosse c'è stata una elusione del parere del Ministero dell'Interno che ha andato in deroga alla impossibilità di assumere in ragione della prospettata carenza straordinaria di agenti nella polizia municipale. Dopodiché invece da 5 ce ne siamo ritrovati 2. Eh, e ancora, vogliamo parlare dei progetti cancellati? Parco della legalità dell'educazione stradale, 150 mila euro di finanziamento pubblico, un parco finito, bisognava fare solo l'asfalto e inaugurarlo. 150 mila euro di finanziamento regionale per un progetto d'eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Sarebbe stato il primo parco in Italia all'interno di un comando di polizia municipale. Non voglio credere che sia vero che qualcuno ha detto che quel progetto non interessava a questa amministrazione perché era partorito dalla mente di Enrico Aragona, perché quello non è che se lo porta a casa Enrico Aragona, è un progetto a disposizione della città, è un progetto che porta ricchezza, è un progetto che porta le scuole di tutto il Lazio a rieti. Andatelo a vedere, due metri di erba alta. Se fossimo seri, gli agenti del nucleo tutela ambientale dovrebbero verbalizzare il comune perché all'interno del comando della Polizia Municipale ci sono due metri di erba alta. Cosa che facciamo magari per il cittadino, poi ce l'abbiamo dentro il comando e nessuno la vede. E chi li pagherà quei 150.000 euro di finanziamenti pubblici se domani la regione, poiché il progetto non è stato possibile rendicontarlo, chiederà indietro i soldi? Li dirà indietro Vincenzo o Simone? O saranno sempre i cittadini che dovranno ripagare i 150.000 euro di finanziamento pubblico? E ancora, primavera in via Roma, cancellata. Vigile per un giorno, cancellato, e su questo spendo una parola per quelle due mamme che mi hanno fermato la settimana scorsa in viale Maraini con gli occhi rossi e mi hanno detto: Comandante, è uno schifo, i nostri bambini li avete premiati l'ultima edizione che ha fatto lei, non li hanno più neanche chiamati a fare la giornata al comando. C'è mio figlio che piange perché ha detto ma io dovevo indossare la divisina, dovevo andare al comando, non mi hanno più neanche chiamato. Cancellato. Il DOS, Dragson Street, Presidenza del Consiglio dei Ministri, cancellato. SOS, Ria di Città Sicura, cancellato. Quindi abbiamo fatto finta di aprire una, un ufficio alla stazione, ma poi abbiamo chiuso veramente l'Infopoint a Piazza Marconi e l'Infopoint a Piazza Vittorio Emanuele II. Quindi abbiamo fatto finta di aprirne uno e ne abbiamo chiusi veramente due, cancellato il progetto. E quanti finanziamenti ha richiesto questa nuova gestione, questa riorganizzazione agli organi sovraccomunali? Beh, vi dico quello che ha portato la precedente gestione. In quattro anni 673 mila euro di fondi sovraccomunali che abbiamo speso sulla città per realizzare l'aula tematica, la sala conferenze, per fare progetti, per andare nelle scuole, per fare il progetto sul bullismo, per fare pubblicazioni, tutti i soldi che sono stati riversati sulla città fra l'altro, a beneficio anche delle maestranze, delle professionalità della città di Rieti. E quanti progetti ha presentato il nuovo corso e quanti soldi ha, ha tratto a Rieti il nuovo corso? Secondo voi, ve lo dico io, zero. Figuratevi che non hanno presentato neanche la domanda ordinaria alla Regione Lazio in base alla legge regionale 1 2005 per avere i soldi per comprare i mezzi per la Polizia Municipale. Avete letto l'articolo che l'ha presi Fara Sabina e lì vi giuro che non c'è bisogno neanche di studiare. È sufficiente fare una domandina in base a un articolo di legge. Non l'abbiamo chiesto manco quelli. Allora mi chiedo ma questa città ha bisogno di soldi o non c'ha bisogno di soldi? Perché da una parte si dice che c'è bisogno di soldi, da una parte non si fa nulla per attrarre risorse, almeno in questo settore, e ancora peggio si distrugge tutto quello che potrebbe portare risorse. Io potrei dire ovviamente tante cose, ma ritengo che questi incontri siano efficaci se sono anche rapidi. Poi magari daremo spazio eventualmente a delle domande. Non posso però non entrare velocemente in due argomenti che non attengono alla riorganizzazione del comando della Polizia Municipale, quindi chiedo venia un attimo a Marco se mi consente questo sforamento dell'argomento, ma sono di dominio pubblico sulla stampa di questi giorni e quindi ritengo che sia giusto approfittare dell'occasione che c'è la stampa per dire alcune cose e fare alcune precisazioni. Intanto su questo comando alla Polizia Municipale che ha fatto tanto parlare la città, di questo ufficiale che io ho trovato quando arrivai al comando della polizia municipale, che poi chiese la mobilità verso la eh, provincia e che dalla stampa locale si evince che sia anche coniugata con un consigliere eh, di maggioranza, consigliere comunale di maggioranza. Voglio solo fare due precisazioni al riguardo. Eh, si potrebbero dire tante cose ma facciamo solo due precisazioni la prima ho sentito l'intervento dell'avvocato che difende che tutela gli interessi dell'ufficiale della dipendente eh, dire che è legittimata avendo vinto un concorso nel 1900 non mi ricordo 96 o qualcosa del genere eh, e quindi è legittimata ci tengo solo a dire alla stampa, in modo che queste cose si sappiano, che su quel concorso fu fatto ricorso al Presidente della Repubblica, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di altri tre ufficiali che erano in graduatoria per un concorso precedente e che quindi avevano, secondo loro, diritto ad essere loro a ricoprire quegli incarichi e che l'amministrazione non poteva assolutamente bandire un nuovo concorso, essendo ancora in vigore, attiva quella graduatoria. Ebbene, eh, il Consiglio di Stato che voi sapete eh, elabora i ricorsi per il Presidente della Repubblica ha dato ragione a questi dipendenti del Comune di Rieti, quindi quel concorso è stato dichiarato illegittimo. Poi è chiaro che poiché una pronuncia del Consiglio di Stato per un ricorso al Presidente della Repubblica arriva dopo dieci anni, quindi è arrivata nel 2008 per un ricorso presentato nel 1998, è evidente che dopo dieci anni c'è la formula di salvaguardia, fatti salvi i diritti acquisiti. Quindi non è che dopo dieci anni vado dal dipendente che nel frattempo ha vinto un concorso e, e, e sta prestando servizio e gli dico poiché dopo dieci anni abbiamo stabilito che il tuo concorso era illegittimo, adesso vai a casa. Questo no. Però credo che sia giusto precisare, come qualcuno ha precisato, che eh, c'è una legittimazione in virtù di un concorso, credo che sia giusto anche sapere che quel concorso dal Presidente della Repubblica è stato dichiarato illegittimo. E ancora, nel comunicato dice eh, che si è eh, erogato questo, eh, questa transazione alla dottoressa Serva. Eh, in quanto eh, gli avvocati si sono mostrati te te testualmente, eh, mostrati tiepidamente possibilisti in ordine al marginale aspetto della quantificazione dei danni morali, perché avrete letto che eh, il riconoscimento di questo quantum è un mix tra le differenze stipendiali e il riconoscimento di un danno patrimonia non patrimoniale. Ecco, Devo dire, poiché io l'ho seguita in prima persona questa cosa e quindi la conosco perfettamente, che le cose non stanno proprio così. Perché gli avvocati Duranti e Pedetta, che sono gli avvocati pagati dal comune, quindi quelli che tutelavano gli interessi del comune, scrivono nella loro memoria che la condanna al pagamento dei danni morali per contro... Perché nella parte precedente dicevano, fermo restando che la differenza stipendiale gli va riconosciuta, e noi l'avamo già scritto centinaia di volte: tant'è che l'altra collega l'abbiamo liquidata in trazzazione in questo modo, per contro potrebbe anche essere contestata in appello con maggiore possibilità di successo. e beh, A me sembra che dicano una cosa un po' diversa. Dicano, indichino all'amministrazione una possibilità di successo ricorrendo in appello, quindi non c'è un tiepidamente possibilista. È chiaro che in diritto amministrativo nessuno ti dirà mai fai ricorso e vinci, perché non, in diritto amministrativo non esiste, c'è sempre l'incertezza del giudicato, però mi sembra che l'indicazione degli avvocati del Comune fosse chiara. E poi, Marco, io faccio un'altra riflessione a un alta voce a al riguardo. Però ipotizziamo che l'amministrazione, questa nuova amministrazione, ha questa idea della contrapposizione con i dipendenti del comune. Non vuole fare ricorsi perché dice vuole chiudere il contenzioso, fare una transazione ed evitare magari di andare ad ulteriori gradi di giudizio perché potrebbe avere un costo, che è poi quello che scrivono nella delibera. E però sta cosa non mi torna. Perché c'è un signore. Che si chiama Rino Deli, che ha pres prestato servizio per l'amministrazione del Comune di Riedi per 42 anni. 42 anni, e so che ai cittadini non fa piacere, ma ha portato nelle casse del comune tanti, tanti, tanti soldini, che non ha visto riconosciuti i suoi diritti mentre era ancora vivo. Io lo andrei a trovare gli ultimi giorni prima che eh, chiudesse gli occhi per sempre e mi disse comandante. Non me la daranno questa soddisfazione di darmi i miei soldi. Perché l'amministrazione a Rino Deli gli ha fatto opposizione agli atti ingiuntivi che è stato costretto a fare per vedersi riconosciuti i soldi relativi alle ferie non retribuite. Gli ha fatto opposizione e lui è morto senza sapere che poi la stessa amministrazione avrebbe presentato un tentativo di conciliazione agli eredi vergognoso perché da 27.000 euro gliene hanno proposto 10.000. È tutto pubblicato all'Albo Pretorio, quindi se qualcuno è curioso va all'Albo Pretorio e si legge le carte. E ancora c'è un'altra signora, un ufficiale del comando, che per vedersi riconosciuti mille euro, dico mille euro di straordinari, è dovuta arrivare in Cassazione, perché l'amministrazione gli ha fatto ricorso fino in Cassazione. Spendendo 20.000 euro di avvocati. Allora mi domando, allora non è questo l'atteggiamento dell'amministrazione? E allora forse quella transazione che è stata fatta così velocemente con l'ufficiale ex del comune attualmente della provincia, forse aveva altre finalità? Non lo so, però sicuramente questi sono dati inconfutabili, che lasciano perplessi. Ed ancora su quella delibera, perché se ve la andate a leggere qualcuno dirà: Eh, va bene, comandante, ma lì c'è scritto che lei quando gli hanno chiesto se era d'accordo o meno a liquidarla quella transazione non ha risposto. E beh, è falso, perché è vero che l'hanno scritto in delibera. Ma è vero pure che io ho scritto poi al dirigente, la dottoressa De Alfieri, che ha scritto quella cosa lì, e gli ho detto che l'unica cosa che lei poteva fare era assolutamente, eh, ritengo senza tema di smentita, di poter affermare che lei non sta facendo un buon servizio né a se stessa, in termini di onestà intellettuale, perché io gli ho mandato il parere negativo, né all'amministrazione che sta rappresentando, in termini di veridicità degli atti. È molto grave che per eh, scrivere un atto che andasse tutto in una determinata direzione, addirittura hanno fatto finta che un dirigente non avesse espresso il suo parere. È tutto scritto, eh? ci sono le carte, quindi poi se qualcuno è curioso, e sicuramente ci sarà qualche curioso, le vedremo insieme. E non entro sul discorso degli ex ASU perché non mi appartiene, ma forse su questo eh, e sul discorso dei ricorsi avverso i lavoratori ne potremmo dire ancora molte. Non entro nel merito sul passaggio dell'amministrazione che dice che quella, eh, mobili, quella, quel comando è necessario per garantire un apporto di professionalità al comando. Perché, insomma, poi se qualcuno è curioso potrebbe chiedere le mie relazioni al riguardo dove è ben specificato eh, che tipo di che tipo di professionalità stiamo parlando e, e chiudo, veramente chiudo, con un accenno ai 521.861,78 euro che dal... Dall'8 gennaio ho 15 giorni di tempo per restituire all'amministrazione. Non entro nel merito di questo provvedimento che tutti gli avvocati d'Italia hanno detto che è caratterizzato dall'assoluta inconsistenza amministrativa e ovviamente per questo ho già dato mandato ai miei legali di metterlo insieme a tutta una serie di altri atti per eh, depositare in procura. Una denuncia dettagliata per persecuzione amministrativa e diciamo una specie di stalking, nella pubblica amministrazione si chiama streaming, ma insomma una cosa del genere, ci sono tutti gli elementi per farlo. Ci tengo solo a dire qualcosa perché, se no, sai si parla di eh, danno erariale e la gente pensa a quello che è successo alla Regione Lazio, a quello che è successo con, recentemente con l'indagine sul gruppo del PD, eccetera, eccetera. Ecco, noi non ci abbiamo comprato né le macchine, né i fuoristrada, né i vibratori, né le mutande. E con questi soldi noi ci abbiamo pagato gli stipendi alle persone che hanno lavorato per il comune di Rieti. Qui non c'è un centesimo che non sia finito nelle tasche delle famiglie reatine che hanno prestato un servizio per il comune di Rieti. Quindi vogliamo discutere se abbiamo sbagliato a far lavorare delle persone, discutiamo di quello, ma non parliamo del danno erariale perché è un'altra storia. E con questo, per quanto mi riguarda, eh, credo di aver già detto abbastanza. Dunque io ho solo qualche minuto per tirare le conclusioni e per eh, diciamo approfondire, approfondire qualche tema. Allora, perché l'UGL continua a occuparsi delle problematiche diciamo che scaturiscono da scelte politiche, perché lo ricordo, non sono scelte fatte dai dirigenti, ma sono, fatte, sono scelte fatte dai politici, in questo caso dall'assessore Giuli. Uno in primo campo a tutela dei lavoratori perché minori agenti vuol dire un maggiore carico di lavoro, difficoltà. Oppure, una scarsa organizzazione vuol dire in qualche modo creare poi accadute le difficoltà sugli operatori della Polizia Municipale, ma soprattutto non perché Enrico è rico un amico, ma io gli ho riconosciuto sempre un merito, e penso che oltre a Marco Palmerini e all'UGL, glielo ha riconosciuto anche buona parte della città, era quello di aver sdoganato la figura del vigile urbano ad una professionalità di polizia. Questo è un merito che io penso che tutti dobbiamo riconoscere a Enrico, non solo chi lo, lo ha come amico. Ad oggi stiamo facendo passi indietro, stiamo riportando gli agenti della Polizia Municipale alla figura, non me ne vogliano, alla figura del pizzardone, per, per riportarla a memoria sorbiana, e quindi offendendo anche la professionalità. Maturata nel tempo dagli operatori della Polizia Municipale. Quando noi abbiamo fatto questa obiezione all'assessore Giuli, e qui forse gli devo dare ragione. Mi ha detto va bene, però perché non discutiamo nelle riunioni sindacali? Sapendo bene l'assessore Giuli che c'è una coincidenza stranissima che non mi sono mai spiegata. Arriva l'assessore Giuli al comando di Polizia Municipale e l'UGL. Volevo confermare l'amico Bianchetti che era tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno del comando, fu, perde tutti gli iscritti dell'UGL. 99% colpa di Marco Palverini non è stato capace di essere vicino agli operatori della polizia municipale iscritti all'UGL, me ne assumo tutte le responsabilità, però la coincidenza è molto strana, questo ci tengo e quindi l'assessore Giuli sa che io non posso partecipare. O meglio, non può partecipare Marco Palmerini alle riunioni della, della Polizia Municipale, o meglio, non Marco Palmerini, ma rappresentante del settore delle, delle autonomie locali UGL, proprio per questa ragione, perché non ho più iscritti all'interno della Polizia, però nulla veda che un segretario confederale e un'organizzazione confederale tramite i propri dirigenti, in questo caso Enrico Aragona e Marco Palmerini, continuano a occuparsi delle vicende che riguardano lavoratori, addetti alla sicurezza in questo caso in e soprattutto di quello che sono legatute sul territorio per la gestione di un settore particolare. E concludo entrando nel merito di quello che ha detto Enrico Aragona della richiesta eh, in merito a un presunto danno erariale dei 521 mila euro. Che come ha detto lui erano stipendi, non è altro che la somma delle retribuzioni date negli anni a, ai vari lavoratori che a vario titolo si sono occupati di diversi servizi, segnaletica, gestione del canile, ufficio UMA. Tra i 521 mila euro ci stanno anche finanziamenti ad hoc della regione Lazio, ricordo per esempio l'ufficio UMA. E, e quindi ci sembra quanto meno assurdo che venga richiesta una cifra del genere. Ma soprattutto quello che io contesto eh, con forza dal sindacato e chi ha avuto occasione di seguirci sa che lo abbiamo già fatto negli ultimi mesi, è che questa amministrazione comunale sta facendo delle scelte politiche, per carità, legittime perché ogni amministrazione decide di gestire il territorio come vuole, però se ne deve assumere le conseguenze e le responsabilità, di affidare quei servizi che anche tramite il dirigente Aragona all'epoca venivano gestiti in maniera diretta, a terzi. Naturalmente con delle difficoltà. Se prima facevo il servizio in casa, con mezzi diretti dell'ente, con addetti al libro paga dell'ente, ad oggi affido a terzi, ho sicuramente due ricadute sulla scelta. Una, che ho degli esuberi, e ecco che non ho bisogno più degli ex as Ecco che non ho più bisogno degli addetti alla, alla, alla segnaletica e così via eh, andando avanti. Quindi un primo problema. Loro hanno parlato sempre che hanno però tutelato i livelli occupazionali e questo ci tengo a dirlo: noi addetti ai lavori, in modo tale che ormai non possono pensare più che i realini hanno l'anello al naso. Un conto parlare di clausole sociali e un conto parlare di livelli occupazionali sono cose di là indistinte e questo è un paletto che noi pretendiamo anche nei prossimi affidamenti a terzi, perché mantenere i livelli occupazionali vuol dire che il Comune faceva servizio con 10 persone e io lo farò con 10 persone, ma non è detto che debbano essere le stesse persone, questi sono i livelli occupazionali. È un conto parlare di clausole salvaguardia, vuol dire che se Marco Palmerini faceva il servizio della segnaletica prima con il Comune e ad oggi il servizio è stato esternalizzato, bene, la nuova società aggiudicataria del servizio dovrà riassumere Marco Palmerini. Questo non sta accadendo e un'amministrazione di sinistra dovrebbe essere molto accorta a queste paroline dentro i bandi di gara. Ad oggi, seppur sollecitata, continua a dimenticare le clausole salvaguardia oppure clausole sociali. Quindi dicevo una scelta politica legittima, ma c'è un altro problemino, che i soggetti che vanno a gestire i servizi privati per conto del comune sono soggetti che sono in qualche modo costretti a rispondere a bandi di gara dove la cifra posta come base di gara non copre neanche gli oneri per la sicurezza e il costo del lavoro, cosa che è altamente vietata dalla legge. È altamente vietata dal testo unico per le gare e i contratti della pubblica amministrazione e da quanto riguarda tutto il diritto al lavoro. Questo argomento lo abbiamo citato, per esempio, per la gara per le foglie, un servizio aggiudicato a terzi con dei costi ridottissimi che, come ripeto, non coprivano gli oneri della sicurezza e del lavoro, che per legge, ripeto, non possono essere suscettibili a ribasso. E tutti abbiamo visto com'è andata, che le foglie hanno avuto il corso naturale, parte sono state in minima parte raccolte, il resto ci ha, ci ha pensato Madre Natura. La stessa cosa sta succedendo adesso per l'affidamento dei servizi cimiteriali: un bando che è ancora online è in corso d'opera. Attualmente i servizi cimiteriali vengono gestiti da sette persone, con notevoli difficoltà se non avete qualche dato per esempio il giorno del 26 sono stati gestiti 7 funerali nei cimiteri di competenza del comune di Rieti 7 funerali la legge impone che venga seguito da due operatori quindi 7 per 2 è 14 invece eh, si sono trovati in 7 quindi uno per parte, quindi farsi aiutare dai familiari dei defunti quindi 7 unità loro impongono a base d'asta eh, nella gara un importo a base d'asta di 200.000 euro Bene. c'è, cioè, soggetto a ribasso. Se non che ci siamo andati a vedere, chi ha detto ai lavori sa che il Ministero del Lavoro, ogni anno con decreto ministeriale, emana delle tabelle per singolo settore, per singolo contratto nazionale, per individuare quali sono i costi minimi sotto il quale non si può scendere nelle gare. Allora, per l'anno di competenza, quindi che ci riguarda, nel 2015, le tabelle vigenti, per il settore privato, quindi siamo andati a vedere pure se l'azienda che si aggiudicherà il servizio vuole applicare il contratto pubblico o il contratto privato, se l'azienda decide di applicare un contratto privato, il costo minimo indicato dal Ministero del Lavoro per ogni addetto, quindi comprensivo degli oneri sociali, previdenziali e retribuzioni, sono di 40.898 euro. Mentre se vogliamo applicare un contratto pubblico sono di 41.332. Arrondiamo la cifra a 40.000 euro, 7x4 a casa mia fa 280.000 euro, però il comune decide di mettere una base di gara di 200.000 euro. Perché tutta questa storia noiosa che vi sto facendo? La legge dice anche che se il soggetto aggiudicatario non è in grado di pagare quelli che sono gli oneri sociali, previdenziali e retribuzioni, perché il bando di gara non è stato fatto secondo le leggi vigenti la stazione appaltante in questo caso comune di Rieti è responsabile insolito e qui sì che c'è un'ipotesi di danno erariale è vero che i tempi della giustizia in Italia li conosciamo tutti quindi un danno erariale che ha giornato ad oggi arriverà a conclusione magari da tra due, tre, quattro anni quindi non sappiamo chi sarà il sindaco a firmare il mandato per pagare il danno erariale ma siamo sicuri che sarà a tirare fuori i soldi per pagarlo i cittadini. E qui concludo e lascio lo spazio a voi per le domande. Se ci sono, se no abbiamo concluso. Prego io, una Ti servono i microfoni? No, 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 so. per la registrazione? Sei... no, no, no. Chiarissimo tutti e due sul discorso, sia sul discorso dell'esternalizzazione sia sulla polizia municipale. però volevo estendere un po' il ragionamento, visto pure la, il discorso dei dirigenti, no? tra licenziamenti, AD, e, e visto anche gli assessori che non arrivano, perché c'è l'assessore turbaistica, mi sembra essere che sono tre mesi, insomma, del genere. Volevo un, un vostro commento sulla situazione complessiva dell'Emperio, allargandoci un po' dal discorso della polizia municipale. Per mio eh. posto, rispondo. Sì. Eh. Ma, eh, quello che è successo con i dirigenti al comune di Rieti credo che sia di dominio pubblico un'amministrazione che come tante devo dire perché sento colleghi un po' in giro per l'Italia tante amministrazioni di sinistra che ha in idea eh, lo spoil system quindi loro sposano a pieno questa dinamica io arrivo a gestire un ente e mi porto dietro tutto il mio staff dirigenziale che sicuramente eh, risponde appieno a tutte le mie indicazioni, eh, cosa che si contrappone a quella che è la logica della pubblica amministrazione perché, più volte, eh, il legislatore ha chiarito che la dirigenza deve essere eh, quel, quel ruolo capace di garantire la continuità amministrativa a prescindere da chi governa la città. È esattamente in una posizione contrapposta. Non, eh, non è, credo che sia di dominio pubblico, che questa amministrazione appena si è insediata, credo dopo tre o quattro giorni, eh, mi fece eh, arrivare... Eh, la volontà del sindaco che era quella di sostituirmi al, al comando della Polizia Municipale, quindi di lasciare eh, l'incarico. Eh, è ovvio che io risposi che ero un dirigente a tempo indeterminato e quindi non avevo nessuna intenzione di lasciare l'incarico, ma di fare il mio lavoro. Da lì è iniziato tutto quello che voi sapete, che è culminato, ci tengo a dirlo, se no Sennò sembra che la gestione del comandante Aragona sia stata caratterizzata solo da provvedimenti disciplinari e dirigenziali. No, quello si è consumato tutto in tre mesi. Io ho ricevuto tre sospensioni, tre provvedimenti finalizzati al licenziamento per giusta causa, che poi si sono tradotti in altrettante sospensioni dal servizio, ed un eh, provvedimento dirigenziale, sempre per licenziamento di giusta causa, che poi si è tramutato in un'altra sospensione sine die, al termine della quale poi c'è stata la transazione, in tre mesi. Quindi diciamo che per sei anni e qualcosa sono stato un perfetto dirigente del comune di Riedi e in tre mesi sono diventato eh, un elemento assolutamente da abbattere. E questo è valso anche per i colleghi. Adesso abbiamo la situazione del collega di Antonio Preide che è stato addirittura licenziato dall'amministrazione. Personalmente, lo dico a titolo personale, eh, io ho letto gli atti, credo... E ne vedremo delle belle con quel licenziamento, a breve ci sarà comunque l'udienza al, al giudice del lavoro per il ricorso d'urgenza che ha presentato il collega, ovviamente c'è la situazione della collega Rinaldi che è lì eh, parcheggiata, credo non si capisce bene esattamente. Quale ruolo in questo momento stia svolgendo? C'è la situazione del collega Ciccaglioni, per le notizie che voi sapete meglio di me, che è sospeso dal servizio sine die perché gliel'hanno fatta fino a che non arriverà un provvedimento del giudice penale. Sostanzialmente, io chiedo a voi se oggi la città è in grado di sapere. Chi sono i dirigenti competenti per, le varie, per i vari settori? Io ogni tanto lo faccio questo giochino con le persone che incontro. Nessuno sa più chi sono i dirigenti che hanno le competenze nei vari settori del comune. Ad oggi non c'è il dirigente dell'urbanistica, non c'è il dirigente dei servizi sociali, non c'è il dirigente del personale, non c'è il dirigente della polizia municipale, non c'è il dirigente della cultura. Cioè, credo che eh, se, se non godessero di una particolare eh, condizione diciamo, di favore dovuta a vari, vari motivi, credo che questa sia un'amministrazione ormai pronta al, al collasso da un punto di vista amministrativo. Da un punto di vista politico non mi pronuncio, credo che quello che scrivete voi sia più che sufficiente. Io ho avuto il dispiacere di lavorare con assessori... Eh, purtroppo assolutamente incompetenti nella materia che venivano chiamati a gestire e questo chiaramente eh, non, non fa bene a una pubblica amministrazione perché eh, purtroppo questo modo di interpretare la politica è quel modo di interpretare la politica che dice tu fai quello che dico io. Sentire più volte, anche in consessi pubblici, nelle commissioni consigliari, la facente funzione che dice, te, proprio aperti sverbi, se dice io non decido nulla, prendo ordini da altri, c'è da rabbrividire rispetto a quello che dovrebbe essere la pubblica amministrazione, dove la dirigenza ha una capacità di azione e una responsabilità per quello che fa e per i provvedimenti che adotta, che sono assolutamente svincolati dai diktat politici. Oggi la verità è che se voi ci pensate, forse a qualcuno è sfuggito, ma loro hanno eh, disintegrato anche i dirigenti che hanno chiamato loro. Perché non ci dimentichiamo che è passato un dirigente all'urbanistica che hanno fortemente voluto loro. E hanno disintegrato pure lui, io l'ho conosciuto, Maurizio Silvetti, un professionista, probabilmente anche lui, nonostante nella logica di questo modo interpretare la politica doveva essere uno yes man, a un certo punto ha detto cioè, eh, queste cose non si possono fare, non andava più bene neanche lui. Vi ricordo che c'è una signora che per tanto tempo ha firmato di tutto e di più che si chiama eh, De Alfieri anche lei, guarda caso, a un certo punto non ha vedu, visto rinnovato il comando e ha dovuto lasciare la piazza. Quindi, capite, se vanno in sofferenza e in difficoltà i dirigenti che loro chiamano alla loro cor corte, eh, figuratevi quanto è stato difficile per noi, che cercavamo di svolgere il nostro ruolo fuori da determinate imposizioni, eh, condurre una battaglia amministrativa. Io ricordo che il momento, il clou, il clou dello scontro che ho avuto con l'amministrazione, ma di questo avremo modo poi di parlarne, è stato quando mi hanno diffidato a firmare i contratti dell'ASMA. A un certo punto mi arriva sul tavolo una lettera del segretario generale e due protocolli dopo una lettera del sindaco che mi diffidano a firmare immediatamente i contratti dell'ASMA, ovviamente contratti palesemente illegittimi. Sui quali l'antitrust ha già scritto, l'autorità di vigilanza ha già scritto e nonostante questo l'ASM sta continuando a prestare i propri servizi in carenza di contratto, creando qui sì un danno erariale clamoroso per l'ente, perché parliamo di qualche e qualche milione di euro. Ecco, il contrattino che avevano messo sul mio tavolo come comandante della polizia municipale valeva 300 mila euro al mese e pretendevano che io lo firmassi come se andassi al panettiere a comprare un panino con la porchetta. Ecco, credo che una pubblica amministrazione non possa gestire cose serie in questo modo, è chiaro che un dirigente che dice no, e io ovviamente ho detto no, queste cose non le firmo, anche se voi mi diffidate, entra in un sistema eh, difficile di comunicazione con l'ente e quindi poi succede magari anche quello che è successo, ma del quale caro Fuggetta avremo sicuramente modo di tornare a parlare perché la storia ovviamente non è finita qui oh, io... presumo anche di essere a breve se... o no? allora no io completo aggiungo solo qualcosa a quello che ha appena detto Enrico naturalmente quelle che sono le ricadute di questa organizzazione comunale sul territorio Un'amministrazione che è focalizzata sul passato, focalizzata a, ad essere, in pratica si sono immedesimati in dei sceriffi secondo loro, comunque un'amministrazione che è attenta al passato e non fa scelte per il futuro. Lo sappiamo tutti, non, non lo possiamo nascondere che è un'amministrazione comunale in difficoltà economica. Mm. Lo riconosciamo, ma proprio per questo, come lo accennava prima nel suo intervento, Enrico, ci sono delle soluzioni a costo zero o addirittura finanziate che potrebbero essere dei provvedimenti propedeutici allo sviluppo del territorio e anche a creare posti di lavoro. Sono anni che, insieme anche dalla vecchia amministrazione, per essere onesti, e loro contestavano l'amministrazione Mili. Che noi sollecitiamo qual è il loro progetto per Fonte Cottorella, Fonte Cottorella che a regime dovrebbe portare 20 posti di lavoro con il progetto del 1989, con la concessione trentennale che stava per scadere nel 2019. Beh, sapete cosa ci è stato detto? Che questa amministrazione non si ritrova neanche la pratica nei cassetti e non sa cosa dirci. Gli abbiamo forniti noi i documenti. Dicendo che nel 2019 starà per scadere la concessione e che quel progetto che l'attuale gestione privata doveva realizzare in cambio dello sfruttamento delle sorgenti minerarie come ristoro non è ancora arrivato. 20 posti di lavoro, ci vogliamo passare sopra? Il ristoro per le capore peschiera, il comune di Riedi neanche una voce, è capofila. Tutta una serie di progetti per territorio. Tornando all'SM, eh, mi giungono voci che tutta una serie di comuni si vorrebbero consorziare anche per andare dietro alle indicazioni del governo per dire i comuni che si consorziano, in qualche modo cominciamo lo snellimento delle partecipate e in qualche modo ci sarà la possibilità ai consorzi di dare gli affidamenti e quindi regolarizzare i contratti. Mi risulta che il comune di Rieti sia l'unico che non ha dato la disponibilità, forse perché ancora sta pensando a Enrico Aragona. Conclusa la questione con Enrico Aragona inizierà a pensare a quali sono le scelte che dovrà prendere per il territorio. Quindi problemi non indifferenti, perché in una provincia come quella di Rieti, dove tranquillamente il comune capoluogo dovrebbe sostituirsi a, alla provincia di Rieti che ad oggi è un, un soggetto giuridico lì astratto che ancora non si riesce a capire quali sono le dele che di qua di là e il comune di Riete potrebbe tranquillamente sostituirlo in alcune scelte e noi continuiamo a ragionare di quello che è stato il passato dei debiti che ha fatto la precedente amministrazione e ancora non abbiamo capito qual è la loro idea di futuro anche perché ce ne avevamo presentata una che era il loro programma elettorale e anche lì vi sfido di riprendere quel famoso librettino giallo di una trentina di pagine e il primo che mi porta uno di quei punti realizzato da questa amministrazione, io gli offro la pizza. Eh, io ho fatto una provocazione nei giorni scorsi, mi era sfuggito questo passaggio su questa notifica degli inizi dell'anno, ma datato il provvedimento 31 dicembre. Ecco, la ripeto qui: sicuramente non sarà così, ma non vorrei mai che quelle cifre. Magari ce le ritrovassimo nel bilancio consuntivo 2014. Non sarà sicuramente così, però, però io confido che almeno questo ce lo abbiano risparmiato. Insomma. Anche perché potrebbe essere un metodo da suggerire alle famiglie in difficoltà: no? Cedi 50 euro a Marco e così li prometti all'Enel per pagare la bolletta. Quindi... Bene, grazie. Grazie. Grazie, grazie a tutti.